L'arte che passa dal naturale, che comunque resta, all'artificiale, nel senso che oggi viviamo un contemporaneo fatto di nuove tecnologie, come dire il XXI secolo, sarà esclusivamente digitale. Parte da questo snodo l'idea del progetto Naturale Artificiale presentato questa mattina all'aeroporto d'Abruzzo. Un progetto che si articola in tre momenti. Il primo è un disegno di grandi dimensioni di Alessandro Gabini, installato a parete sulla superficie in vetro tra l'ingresso dell'aeroporto e frontalmente l'area degli imbarchi. Il secondo è una rete rovesciata realizzata con stampante 3D, emblema del parco archeologico dei Trabocchi e dell'attività della pesca, nata da un'idea dello studio Summit Lab di Sabina De Deo con la direzione tecnica di Mirko Battistella, architetto e designer, in collaborazione con la società pescarese Trenti. Infine, ecco Unica 6, il nuovo modello di bike pensata per uno sport più sostenibile, nata dall'idea e dalla progettazione di Danilo Di Luca, campione di ciclismo, vincitore di un Giro d'Italia nel 2007. Natura Artificiale avrà una durata annuale ed è un chiaro ed evidente appello in difesa della natura. L'arte appare così nell'avventura del viaggio, nell'attraversamento degli spazi e si identifica con l'artificio della natura stessa.